Sì, il programma Comunità Attive ha proprio l'obiettivo di promuovere l'attività fisica nella comunità agendo su diversi fattori che possono andare ad incrementare i livelli di attività fisica svolti dalle persone. Quindi si articola, diciamo, su due setting principali che sono in maniera parallela ai servizi sanitari e chiaramente le comunità che sono tra loro strettamente connessi, no? Infatti è necessario creare delle opportunità di svolgimento di attività fisica nella comunità proprio perché per rendere, diciamo, più dare più successo all'attività di counseling che svolgono i personale sanitario quando vanno a suggerire o prescrivere la pratica di attività motorie ai propri pazienti, che quindi ritrovandosi delle opportunità per svolgerlo, chiaramente daranno seguito a queste, a questi suggerimenti, a queste indicazioni. E le principali azioni che il programma Comunità Attive prevede, sono sicuramente la promozione quindi e la diffusione di gruppi di cammino, per esempio, o altre occasioni di attività motorie che possano essere a libero accesso per la popolazione. Sulla base della nostra esperienza, possiamo solo dire che la partecipazione a gruppi di cammino porta a risultati veramente significativi in termini di resa in salute. Infatti il cammino è chiaramente un'attività molto semplice, economica, si può svolgere dappertutto senza necessità di particolari abilità motorie e nel tempo abbiamo arruolato più di 650 adulti sedentari nella città di Ferrara, e che sono stati guidati allo svolgimento appunto dell'attività di cammino da personale esperto, come diceva il dottor Cristofori, quindi laureati magistrali in scienze motorie, identificati nella figura del kinesiologo, e già dopo 6 mesi abbiamo potuto osservare dei risultati importanti in termini di riduzione del rischio cardiovascolare delle persone che appunto vi hanno partecipato, quindi riduzione della pressione arteriosa, del peso, del giro vita, miglioramento chiaramente della capacità di esercizio con l'incremento della velocità di cammino e quindi con una riduzione dei livelli di sedentarietà e un aumento dei livelli di attività fisica svolti in accordo con anche le indicazioni che tutti gli anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto suggerisce per mantenersi in salute. E possiamo anche aggiungere che da un recente studio che abbiamo pubblicato proprio pochi giorni fa è emerso che l'attività di cammino guidata è efficace anche nel modificare stabilmente lo stile di vita delle persone che appunto hanno intrapreso questa attività. Fino a 7 anni dopo l'inizio della partecipazione ai gruppi di cammino, queste persone risultano ancora regolarmente attive, quindi significa che questo tipo di attività è stata capace di inserirsi stabilmente nella quotidianità di queste persone.